Dopo 3 giorni di attesa al valico egiziano di Rafah ed essere entrata finalmente in Gaza, quale impressione visiva del dopo piombo fuso? Dunque, l'impressione è stata devastante. Appena lasciati i cancelli del valico palestinese di Rafah, abbiamo potuto constatare proprio immediatamente la devastazione, gli edifici, i campi, i terreni agricoli, le scuole, insomma tutto ciò che mano a mano risalendo verso Gaza City, quindi verso nord, abbiamo incontrato era distrutto, devastato, case, palazzine, scuole. Siamo entrati in una scuola dell'UNRWA bombardata, terreni agricoli fino diciamo a poche settimane prima produttivi, quindi con serre, si vedevano anche i nylon, le strutture delle serre per terra, con i prodotti agricoli, le verdure, che ne so, la frutta schiacciati per terra, gli animali, anche le carcasse di animali in putrefazione, quindi con rischi anche per la salute delle persone. Gli acquedotti devastati, al posto degli acquedotti, dei crateri, c'erano delle zone che veramente ci hanno lasciato un senso di angoscia, sembrava di essere sulla luna, c'erano dei crateri, delle vaste aree rese a crateri, tipo crateri lunari, senza nient'altro, laddove appunto prima sorgevano degli edifici, appunto gli acquedotti o delle altre strutture. Le industrie, la striscia di Gaza aveva delle piccole e medie industrie alimentari e non solo, laboratori per la lavorazione del ferro e quant'altro, distrutti anche quelli. Le scuole appunto, come ho detto prima, distrutte, le sedi della polizia, abbiamo incontrato più caserme di polizia distrutte, e ci raccontavano le persone appunto che stavano viaggiando con noi in quel momento, che sotto quei macini di cemento erano rimasti uccisi decine e decine di giovani poliziotti. Ecco, la propaganda israeliana in quei giorni parlava di sedi, covi, di Hamas bombardati. Ovviamente i nostri media, per cui la notizia e la fonte, che sono un cardine del giornalismo, non venivano verificate, e quindi si prendevano le veline diciamo dell'esercito israeliano così com'era, le si pubblicava o le si mandava in onda, ripetendo pappagallescamente esattamente quello che la propaganda israeliana stava dicendo, che però non corrispondeva alla verità, perché non erano covi di Hamas, ma erano semplicemente caserme della polizia urbana, come i nostri vigili urbani, non so, i poliziotti, i carabinieri, insomma, diciamo forze dell'ordine di questo tipo. Appunto distrutte. Abbiamo visitato cittadine, città, anche Gaza City nei suoi vari quartieri, e c'è una distruzione veramente enorme che ci ha lasciati senza parole, nonostante fossimo, come dire, abituati, pubblicando come agenzia stampa Infopal tutti i giorni, abbiamo seguito la guerra contro Gaza. Però vedere di persona tutta quella distruzione veramente infernale, da macchina diabolica, ci ha lasciati senza parole. Ecco, poi volevo commentare un attimo il termine guerra. Allora, si è parlato della guerra, piombo fuso, la guerra di Gaza o contro Gaza. La guerra è una, come dire, un qualcosa che si fa in due o comunque con più eserciti ad armi pari. Quella di contro Gaza non era una guerra, è un'aggressione diabolica, è una cosa tra un'aggressione provocata dal quinto esercito più armato e più potente del mondo contro una popolazione assediata già da anni allo stremo e con scarsissimi mezzi, quindi razzi, Qassam, Quds, eccetera eccetera, ma comunque di razzi si tratta, ecco. E anche la sproporzione delle vittime. 11 soldati, 11 israeliani di cui uccisi, di cui mi pare, se non ricordo, vado a memoria, 3 da fuoco amico oltretutto, contro 1500 palestinesi fatti a pezzi, 5000 palestinesi feriti, un numero spropositato di disabili, di sfollati e quant'altro. Quindi una sproporzione di forze che solo una propaganda
propaganda mediatica e una manipolazione scientifica e sistematica dell'informazione possono aver, come dire, trasformato in guerra tra Hamas e Israele. La seconda domanda è, dopo aver parlato con i testimoni, adulti, bambini del bombardamento, quale impressione ha avuto dei stati d'animo, paure e speranze? Ma le impressioni che abbiamo avuto sono di grande coraggio, di grande determinazione, di dignità profonda. Il popolo di Palestina è un popolo pieno di dignità, di forza. Poi sicuramente ci sono anche personaggi, persone che lavorano contro il proprio popolo, si veda parte della dirigenza in Cisgiordania, ma a livello proprio di popolo è un popolo pieno di dignità, quindi in particolare nella striscia di Gaza, nonostante tutto quello che è successo, i sopravvissuti, ecco, ci hanno mostrato molta determinazione, molta forza, anche i bambini ci venivano incontro salutandoci con sorrisi, ci facevano il segno della vittoria, no? Come dire, ci hanno fatti a pezzi, ma non ci piegano, no? ci spezzano ma non ci piegano, e quindi andiamo avanti a difendere la nostra patria. Quindi questo è quello che abbiamo percepito, un grande senso di forza e di determinazione e di dignità. Dopodiché, ecco, la situazione è tragica perché Israele non ha smesso di bombardare dopo le 3 settimane di piombo fuso, come non aveva smesso durante la tregua, no, siglata dal 19 giugno 2008 al 19 dicembre 2008. Hamas, il governo, le fazioni palestinesi avevano smesso di lanciare i loro razzi contro il deserto del Negev, contro Sderot, eccetera, ma Israele non aveva smesso di bombardare la striscia di Gaza, come non ha smesso dopo. Israele bombarda quotidianamente i pescherecci, i contadini, i tunnel, le gallerie della sopravvivenza, quelle al confine, quelle a Rafah, al confine con l'Egitto, attraverso le quali entra giornalmente cibo, entrano medicine, entrano prodotti basilari della sopravvivenza per una popolazione di 1,5 milioni di persone poste sotto feroce assedio internazionale egiziano-israeliano. Queste gallerie sono fondamentali, ma di nuovo la propaganda israeliana ci dice che sono le gallerie attraverso le quali entrano le armi, sono gallerie attraverso le quali entrano i montoni, le mucche, il cibo, i libri scolastici, le attrezzature sanitarie, le cose per la casa, e quindi queste sono gallerie fondamentali che Israele bombarda quotidianamente. Adesso, notizie di questi giorni, l'Egitto sta costruendo un muro d'acciaio che impedirà, nella parte sua parte, quindi egiziana di Rafah, impedirà gli scavi di queste gallerie, quindi sono tra l'altro un muro d'acciaio costruito, progettato e finanziato dagli Stati Uniti, che chiuderà, sigillerà in un assedio di acciaio appunto la striscia di Gaza, perché non permetterà più l'ingresso di alimenti e di quant'altro. Quindi la striscia di Gaza, grazie anche all'Egitto, sarà costretta a morire di fame sotto lo sguardo indifferente evidentemente della comunità internazionale. Quindi le prospettive future sono veramente grigie. E colgo l'occasione per salutarvi tutti, vorrei essere lì con voi, ma per questioni di salute non posso esserci, ci sono in spirito, e auguri a tutti, anche di buon Natale, e auguri alla Palestina sotto assedio affinché raggiunga presto la libertà e l'indipendenza che le spetta.